Ok, struttura del linguaggio di JavaScript. Partiamo dalla struttura lessicale. In JavaScript un file, quindi il file primo.javascript, equivale a un programma JavaScript. Ogni file è caricato indipendentemente dagli altri. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che se voi avete più di un documento, più di un programma JavaScript, anche fossero collegati in qualche modo, e vi accennerò subito dopo come, ogni file è comunque caricato indipendentemente. Per cui se un file presenta dei problemi, un programma, uno di questi file, diciamo, presenta dei problemi, uno di questi file non funziona, uno di questi file ha degli errori, tutti gli altri continuano a funzionare e continuano ad essere eseguibili. Questa è proprio, diciamo, una feature del linguaggio. Quindi ogni file ha una sua vita indipendente ed è caricato indipendentemente l'uno dall'altro. Proprio per evitare che se un file abbia dei problemi, quindi un file, l'esecuzione di un file crashi, gli altri possono continuare a funzionare senza problemi. Dato che i file sono caricati indipendentemente, come si fa a condividere informazioni tra un file e l'altro, tra un programma e l'altro? Ci sono due modalità principali. La prima è quella di utilizzare lo stato globale. Quindi ogni file è caricato indipendentemente, ma le variabili globali dei file sono visibili da tutti gli altri. Questa è la prima modalità che è stata introdotta per abilitare questa comunicazione tra file o programmi diversi, che è appunto quella delle variabili globali, che sappiamo tutti essere sicuramente molto veloci da realizzare, perché basta mettere un qualcosa in una variabile globale e tutti la vedono, ma anche ha i suoi, ovviamente, i suoi svantaggi e le sue pericolosità, diciamo, nell'avere tutto nelle variabili globali. E allora, più recentemente, il meccanismo, e ci sono vari modi per implementare questo, per utilizzare questo meccanismo, è stato aggiunto un meccanismo basato su moduli, in modo che lo stato si possa condividere tra file in un modo più pulito, in un modo più anche tranquillo, rispetto a mettere tutto in una variabile globale. Questo meccanismo basato su moduli è molto molto simile a quello che voi avete già sperimentato, per esempio in Java, quindi quando fate import package, o in Python, quando fate import il nome dell'altro file Python. Quindi questa modalità, meccanismi, è analoga concettualmente. Quindi si importa un altro file e poi si utilizza all'interno del file da cui viene importato quello che serve, variabili pubbliche, metodi, funzioni e quant'altro. Ma di come fare questa importazione degli altri moduli lo vedremo successivamente. Quello che per ora c'è da ricordare è che ogni file in JavaScript è appunto caricato indipendentemente, ha una vita in un certo senso indipendente dagli altri, e le due modalità che esistono per far comunicare più file, più programmi tra di loro sono lo stato globale, quindi una variabile globale, oppure il meccanismo basato su moduli tipo import che esiste in altri linguaggi di programmazione. Un'altra caratteristica di JavaScript che pertiene di più al fatto che risponde alla domanda: JavaScript è interpretato o compilato come linguaggio di programmazione? È questa frase qui. JavaScript, diciamo che non è né totalmente interpretato né totalmente compilato. Un file JavaScript viene prima di tutto, quando si preme run, quando si fa run di un file JavaScript, sia esso nel browser o sia esso eseguito in Node.js, con Node.js, viene prima di tutto parsificato interamente. E poi eseguito dalla prima riga all'ultima riga. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che se c'è un errore di sintassi,
alla riga 257, questo errore di sintassi viene lanciato subito prima di eseguire tutte le 200 e rotti righe che avvengono prima. Quindi quando si preme run, prima di tutto JavaScript fa un parsing dell'intero file per verificare se ci sono errori, come per esempio errori sintattici. Se ci sono questi errori sintattici, per esempio, vengono evidenziati e non si parte, diciamo, con l'esecuzione vera e propria del programma. Se invece questa prima fase di verifica viene superata con successo, allora si parte con l'esecuzione riga per riga, dalla prima riga all'ultima riga, dall'inizio del file alla fine del file. Quindi questo ci permette di identificare, questa fase di parsing ci permette di identificare ovviamente alcuni errori prima di dover eseguire magari un lungo programma di 200-300 istruzioni che vengono effettivamente eseguite, queste istruzioni, prima di scoprire che magari ci siamo dimenticati un punto e virgola dove ci voleva. Ma appunto, o che stiamo chiamando un metodo che non esiste o che è scritto sbagliato. Il tipico errore può essere scrivere length come lunghezza, invertendo l'H e la T, per esempio. Quindi un errore di sintassi viene appunto identificato subito perché il file viene appunto prima parsificato e poi dopo eseguito, senza dover arrivare ad eseguire la 250esima riga per scoprire che abbiamo fatto un piccolo errore di sintassi. Quindi questa è una cosa sicuramente comoda, perché cerca di unire, diciamo, il meglio dei due mondi, il meglio del mondo compilato col meglio del mondo interpretato. JavaScript, come ovviamente molti altri linguaggi, usa una libreria standard più varie API addizionali fornite dai vari ambienti di esecuzione. Quindi, per esempio, quando noi utilizziamo il browser come ambiente di esecuzione, noi possiamo accedere a tutta una serie di funzionalità relative al mondo web, relativa al fatto che avremo un sito web, relativa al fatto che la persona, l'utente del nostro sistema, sta interagendo con un sito. E quindi ci saranno gli eventi magari di click, ci saranno degli eventi, ci sono degli eventi come l'evento di click, ci sono per esempio delle porzioni relative all'interattività legate al mondo HTML, CSS. E legati al fatto che siamo dentro un browser. Mentre, per esempio, quando siamo in Node, non avremo tutti questi eventi relativi al mondo web, ma potremo avere altre funzionalità che sono invece relative a un mondo magari più server-side o a un mondo più tradizionale, da terminale, da applicazione grafica desktop. Quindi, ovviamente, l'ambiente dell'esecuzione, nonostante il linguaggio sia uguale, sia standard, aggiunge funzionalità che sono diverse in base all'ambiente appunto in cui stiamo eseguendo il codice, che sono proprie anche di come funziona, che tipicamente sono proprie di come funziona un browser, che appunto è un argomento che vedremo fra qualche settimana. JavaScript, alcune altre considerazioni. Allora, partiamo dal fondo. La sintassi di JavaScript è simile a quella del C o a quella di Java, come volete voi. Quindi ci sono le parentesi graffe, l'indentazione sarebbe meglio averla, ma non conta da un punto di vista di parsing o di interpretazione, ma conta da un punto di vista della pulizia del codice, della comprensibilità. Ci sono delle parole riservate, come negli altri linguaggi di programmazione. Per esempio while, per esempio if, per esempio for, che sono proprio le stesse cose, lo stesso while, lo stesso for concettualmente, lo stesso if che conoscete già da altri linguaggi. C-like, quindi C, Java. E ha dei literal, ha degli identificatori, tutti i literal e gli identificatori possono solo partire con lettere, punto di domanda o, scusate, segno del dollaro o underscore. Quindi le variabili possono solo iniziare con le lettere, punto, il dollaro o underscore. Non si può far iniziare una variabile con un numero,
per esempio, o un qualunque identificatore o un qualunque literal con un numero. I commenti sono come in C. Quindi commento singola linea e commento su multilinea. E poi abbiamo alcune magari differenze rispetto ad altri linguaggi. Allora, prima di tutto JavaScript è case sensitive, quindi while scritto minuscolo o while scritto maiuscolo sono due cose diverse. While scritto minuscolo è una parola riservata, è del ciclo while scritto maiuscolo è qualcos'altro che avete definito voi, per esempio. Ovviamente questi sono pessimi esempi poi nel codice, se dovete trovare un while minuscolo, un while maiuscolo, eccetera. Però JavaScript è case sensitive, quindi se voi volete realizzare davvero il ciclo while dovete scriverlo tutto minuscolo, non con la W maiuscola, perché effettivamente è un'altra cosa. E se una variabile l'avete definita tutta minuscola, poi a un certo punto la chiamate, la scrivete maiuscola, quella è effettivamente un'altra variabile. E JavaScript è scritto in Unicode, quindi supporta tutti i caratteri non latini per i nomi, per le stringhe, per le variabili, eccetera. Quindi potete, per esempio, chiamare una variabile in questo. Non dovreste, ma potreste chiamare una variabile in questo modo. Potreste utilizzare lettere accentate all'interno delle variabili, perché appunto è scritto in Unicode e supporta Unicode. Potreste addirittura utilizzare delle emoji, no? Qui c'è un esempio simpatico, magari no, non è molto pratico, però questo se lo provate funziona. Quindi definite una variabile, dentro questa variabile gli mettete un emoticon e poi potete stampare quella variabile e in realtà stampate l'emoticon, perché supporta appunto pienamente Unicode. E infine, l'altra caratteristica, che può essere diversa da quello di cui siete abituati, è che i punti virgola, mentre in una sintassi simile al C, come in Java, come in C, i punti virgola alla fine di ogni istruzione sono obbligatori, in JavaScript non sono obbligatori, ma sono automaticamente inseriti da appunto dall'engine. Allora, la domanda è: visto che i punti virgola non sono obbligatori, dobbiamo inserirli oppure non dobbiamo inserirli? Ci affidiamo all'inserimento automatico oppure no? Allora, il punto e virgola è un argomento di ampio dibattito nella comunità JavaScript. C'è chi dice sì, inseriteli sempre, c'è chi dice no, inseriteli solo quando serve e affidatevi al completamento automatico. C'è chi ha delle opinioni a metà tra questi due mondi, tra questi due estremi, diciamo. Però, allora, io cercherò durante questo corso di seguire più o meno, in maniera non troppo stringente, la guida di stile di JavaScript di Google, che è disponibile a questo link. E quindi io inserirò sempre i punti virgola alla fine di ogni istruzione. Questo perché? Perché per iniziare più semplice inserire sempre punto e virgola rispetto a capire se in quel caso sarebbe meglio inserirlo piuttosto che non inserirlo. Quindi da un punto di vista conservativo, da un punto di vista anche di manutenzione del codice, eventualmente da altre persone, è sicuramente più conservativo inserire punto e virgola. Più semplice anche se volete inserire punto e virgola. Però è bene capire che JavaScript cerca di inserire punti virgola in automatico. Quando inserisce punti virgola in automatico? Lo inserisce quando una nuova linea inizia con del codice che rompe la linea corrente. Quindi due istruzioni separate, alla fine della prima istruzione mette punti virgola, JavaScript inserisce punti virgola, alla fine della seconda istruzione JavaScript inserisce punti virgola. Inserisce automaticamente il punto e virgola quando la linea inizia con chiusa parentesi graffa, quindi per esempio la chiusura di una funzione,
E inserisce un punto e virgola quando c'è un return, quando c'è un break, quando c'è un throw, quando c'è un continuo. Però, e questo è il motivo per cui in maniera conservativa, in maniera più semplice e quantomeno all'inizio opportuno inserire sempre i punti virgola, è più facile evitare problemi inserendo sempre il punto e virgola. Perché JavaScript non inserisce automaticamente un punto e virgola se la linea inizia con la parentesi rotonda, con la parentesi quadra, perché è interpretato come una chiamata di funzione o un accesso a un array. E magari invece c'è bisogno di inserirlo. E quindi lì bisogna inserirlo a mano. Quindi bisogna ricordarsi quando JavaScript lo inserisce automaticamente e quando JavaScript invece non lo inserisce automaticamente. Quindi in maniera conservativa, seguendo diciamo anche la linea, la guida di stile di Google, io negli esempi, anche in queste slide, ma anche negli esempi che faremo, inserirò sempre il punto e virgola in fondo. Tanto più che voi venendo da un mondo C, da un mondo Java, dovreste essere comunque abituati a inserire il punto e virgola in fondo. Quindi sappiate che se ve ne dimenticate uno in un posto giusto, diciamo così, non è un problema perché JavaScript lo inserisce, quindi se scrivete variabile A uguale qualcosa, nuova riga, variabile B uguale qualcos'altro e vi dimenticate il punto e virgola, sappiate che lo inserisce e quindi non c'è un errore di sintassi, continua a funzionare, ma bisogna poi stare attenti a ricordarsi di inserirlo in quei casi in cui JavaScript non lo inserisce automaticamente, perché non sa bene se è il caso di inserirlo o non lo è. Magari non lo è, magari lo è, ma magari è corretto non inserirlo, magari invece bisogna inserirlo, altrimenti ci possono essere poi errori in esecuzione. Quindi, di nuovo, in maniera conservativa, io inserirò sempre il punto e virgola dopo ogni istruzione, quando ovviamente va inserito. Prima vi accennavo a una modalità strict che previene l'utilizzo di cattive pratiche o cose che sono state create e poi mantenute per questa backward compatibility di JavaScript, ma che sarebbe meglio non usare, che è questo strict mode. Questo strict mode è introdotto in S5, quindi giustamente in S6 noi continuiamo a utilizzarlo, e si abilita mettendo all'inizio del file JavaScript questa stringa. Notate che questa è una stringa, non è un'istruzione, non è una funzione, non è niente. Una stringa, aperte virgolette, useStrict, chiuse virgolette, punto e virgola per terminare l'istruzione. Questa stringa è, ovviamente, essendo una stringa, essendo solo del testo, è compatibile con le vecchie versioni di JavaScript perché è una stringa e al massimo JavaScript ignora engine, versioni precedenti dell'engine ignorano questa stringa e quindi continuano a funzionare perché lo prendono come una stringa qualunque, come se voi aveste scritto Hello World. Ma per le versioni, per gli engine di JavaScript da S5 in poi, questa stringa useStrict permette di appunto abilitare questo strict mode. E di nuovo, insieme a utilizzare sempre il punto e virgola, negli esempi noi useremo sempre useStrict nel nostro codice. Perché questo strict mode risolve alcuni problemi, alcune mancanze importanti del linguaggio e fornisce anche una modalità di controllo degli errori più forte rispetto al modo non strict. Per esempio, elimina alcuni errori silenti di JavaScript, facendoli lanciare. Quindi senza lo strict mode alcuni errori non vengono mostrati allo sviluppatore, semplicemente si pianta, non si capisce perché. Mentre in questo modo vengono lanciati esplicitamente come errori. Quindi molto più comodo, molto più efficace per capire cosa che non va. E sistema anche alcuni errori che può rendere difficile per l'engine eseguire qualche tipo di ottimizzazione del codice. E proibisce alcune sintassi che saranno probabilmente eseguite e definite nella nuova versione di ECMAScript. Per esempio, impedisce la definizione di due o più proprietà o parametri con lo stesso nome, cosa invece magari possibile.
impedisce l'uso dei literal di base 8, che magari non è un grosso problema, però ha alcune, diciamo, feature, risolve alcuni problemi e così via. Quindi, da una parte, questo strict mode ci toglie alcune funzionalità di cui possiamo o meno sentire la mancanza, e dall'altra parte, per esempio, risolve dei problemi che possono rendere il codice eseguito un pochino più veloce, un pochino più performante, e ci evidenzia tutti gli errori silenti di JavaScript lanciandoli. Alcuni di questi errori silenti vengono lanciati in strict mode e proibisce o migliora alcune capacità di sintassi. Quindi ci permette anche di scrivere codice in un certo senso migliore, più pulito. Quindi noi useremo sempre questo strict mode. La prima riga sarà sempre use strict, messa così come stringa.